Salve amici di YouTube, oggi andiamo a vedere la carabina QB57, commercializzata per un bel po' di tempo sotto il marchio Norconia, ma realmente reperibile sotto questo marchio Industry Brand. Si tratta di un marchio cinese, assolutamente cinese al 100%, che curiosamente mette in commercio quella che per tutti, per la maggior parte delle persone, è una Norconia. Le due carabine, la Norconia comprata dalla Norconia e queste messe una di fronte all'altra, sono assolutamente identiche. Bene, qui per l'appunto abbiamo quella con la scatola della confezione cinese e adesso la andiamo anche a vedere. Allora, apriamo questo scatolotto e vediamo cosa abbiamo dentro. Allora, innanzitutto abbiamo due conchiglie di polistirolo, tra le quali innanzitutto c'è il nostro bel librettino di istruzioni imbustato con tutte le raccomandazioni del caso, sempre Industry Brand, made in Cina, e c'è una rapida descrizione delle caratteristiche per il calibro 4,5 che è quello che abbiamo qui e per il calibro 5,5 che sinceramente non ho voluto comprare perché essendo una Springer alla fine la potenza sviluppata dal pistone tra la 4,5 e la 5,5 è identica, solo che il pallino, il pellet del 5,5 pesa esattamente il doppio, quindi insomma c'è una fortissima riduzione della velocità del proiettile sparato, cosa che ne accorcia, riduce enormemente la gittata, il tiro utile praticamente. Ok? Allora, qui tra le varie caratteristiche ci dà i piedi al secondo, che dovrebbero essere attorno ai 650. La lunghezza totale dell'arma, attorno agli 80 centimetri, della canna, il peso che è di circa 3 kg, la resistenza del grilletto e poco più. Dopodiché c'è una rapida descrizione di come assemblarla, di come caricare il munizionamento. Qualche altra parola spesa per quanto riguarda il discorso sicura, punto di mira e via dicendo, e anche per il poggiaspalla. Dopodiché, proprio alla fine del libretto, abbiamo una serie di codici con la descrizione cioè c'è una corrispondenza codice componente, e nell'ultima parte, nella quarta di copertina, abbiamo quello che può definirsi un esploso dell'arma, con tutti quanti i vari componenti in evidenza. Questo sicuramente è un disegno utilissimo nel momento in cui bisogna fare uno smontaggio per manutenzione o per eventuali modifiche laddove la legge lo consenta. Scusate. Bene, andiamo a vedere un attimo cosa abbiamo. Intanto la carabina è divisa in due parti. E ciascuna parte imbustata singolarmente. Qua abbiamo la canna della carabina e qui corrispondente la culatta con il gruppo di sparo. Togliamo di mezzo il plasticume e cerchiamo di scoprire quali sono le caratteristiche di questi due componenti. Beh, innanzitutto questi due componenti si vanno a ricomporre, si congiungono senza la necessità di nessun attrezzo. Infatti, dalla parte della canna c'è questo grosso sistema a vite, zigrinato per avere una presa migliore, che si inserisce proprio nella culatta. Culatta che, come vedete, qui ha una tacca, anzi un punto scavato,
Vedete che manca parte della filettatura. E qui ha invece, non so se si può vedere, vedete lì un dente corrispondente per far collimare esattamente un pezzo con l'altro. Ora, restando sulla canna da 4,5 mm, vi voglio far notare una cosina. Scusate. Intanto ve la vado a misurare. La canna misura, in questo caso, 45 centimetri. Ma non sono 45 centimetri reali. Perché? Perché il cosiddetto tromboncino spegnifiamma nelle armi da fuoco, in questo caso va ben oltre la misura reale della canna. Cioè la canna più o meno si ferma alla metà del tromboncino, la canna metalli, la canna d'acciaio, si ferma più o meno qui. E ve lo faccio anche vedere. Allora, vediamo di scorrere il calibro fino a quando non si blocca. Ok, sono 51 mm di pura plastica, esattamente a metà, poco meno di metà, considerate metà. Quindi la misura reale della canna, se la volessimo misurare. Ops, mi sono confuso, ho preso una scatoletta di pellet al posto del metro flessibile. Non fa niente, poi sistemerò. Questi sono gli imprevisti della diretta. E allora, togliamo di mezzo un pochino di pellet. Allora, la misura della canna realmente è di circa 40 centimetri, non di 45. Ok? Io nel frattempo tolgo un pochino di questi elementi ostativi dal tavolo e poi raccoglierò quei 2-3 che mi sono caduti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 e 10 e 12. Ok, scusate, ma a volte capita. È che li ho visti rotondi tutti e due e sono andato a prendere la scatoletta che giusto era aperta per fare un tiro di prova che ho effettuato poc'anzi. Quindi dicevo, il tromboncino di plastica, volendo, si può anche sfilare tutto ed eliminare. Tant'è che la canna arriva giusto alla metà, quindi se vogliamo risparmiare spazio, probabilmente è la cosa migliore. Volendo, il tromboncino si può anche accorciare e infilare maggiormente dentro la canna in modo da giovare di quest'ulteriore riduzione senza perdere il punto di mira a finale di canna. Ok? Per quanto invece riguarda la parte dove poi si va ad afferrare la carabina per brandeggiarla, questo è legno. È legno ed è assicurato alla canna tramite queste due vitine sottostanti. Mentre qui sopra ci sono tre vitine autofilettanti per assicurare la guida dell'ottica. Che potenzialmente potremmo andare a montare. Dico potenzialmente perché questa è una carabina che realmente dà il meglio di sé attorno ai 15-20 metri di distanza, quindi 15-20 metri andare a montare un'ottica di quelle super wow, non so quanto magari valga la pena, anche perché nella sua piena autonomia ci si può benissimo regolare con queste due tacche di mira e quindi avere dei buoni risultati già a queste distanze. Questa la abbassiamo perché ci risulta al momento inutile. E sulla canna non abbiamo altro da dire al momento, ok? Per quanto invece riguarda la culatta, guarda, c'è un altro pellet clandestino qua.
Per quanto invece riguarda la culatta, abbiamo qualche particolarità comunque molto molto interessante. Allora, al di là del fatto di avere questa tacca che permette un buon allineamento con la canna, notiamo che nella maniglia di presa della carabina, qui sotto c'è un punto che si può aprire. Vediamo se ho uno strumentino utile per aprire, perché qua bisogna spingere un pistoncino. Perfetto, fatto. Allora, in questo spazio si possono annidare tranquillamente i nostri colpi, il nostro munizionamento, i nostri pellet, li possiamo mettere anche qua dentro, in modo da averli sempre con noi, senza avere la necessità di scatolette d'appresso e via. Questa è plastica, ok? Mentre la parte marrone, come vedete, è dello stesso legno della canna. Qui dietro abbiamo un poggiaspalla che è comunque regolabile. Qui c'è la vite, si molla un pochino la vite e questo qui può scorrere per favorire l'appoggio della carabina alla spalla. Mentre qui, proprio di fronte al grilletto, abbiamo la nostra sicura. Sicura che a me piace moltissimo averla sul grilletto perché così, insomma, non bisogna scervellarsi per ricordarsi, per capire se la sicura è in avanti o in indietro. Semplicemente quando la si sente qui appoggiata al grilletto è evidente che non siamo pronti, la carabina non è pronta allo sparo proprio perché c'è un elemento ostativo e quindi l'elemento ostativo deve essere rimosso in avanti e liberare la possibilità di sparare alla carabina. Ok? Il grilletto è realizzato con un lamierino che devo dire è fatto non troppo bene. Qui ha anche qualche bordo un poco tagliente, un poco ruvido. Forse avrebbero fatto meglio ad avere un poco più cura nella realizzazione, ma sicuramente il prezzo rispecchia ciò che si compra. Qui siamo nell'ordine dei 100 euro, non oltre, e quindi capirete che non si può chiedere la luna. Fatto sta che il sistema di caricamento è comunque molto molto ben fatto. Perché? Perché innanzitutto il sistema di caricamento di compressione della molla che sta qua dentro avviene aprendo questa leva. Leva che non si può aprire se non prima pigiando questo sistema di sicura. Vedete, qua c'è una levetta che assicura la leva al gruppo di caricamento. Quindi pigio, tiro indietro la leva, ora e la leva mi resta aperta. Vedete? Anche se vado a chiudere, non posso, perché qui si va a inserire una seconda sicura. Questa è un'altra leva che impedisce in qualsiasi momento il ritorno del pistone in avanti. Anche perché quando io apro il mio otturatore, chiamiamolo così, anche se si tratta di un'arma ad aria compressa, quando io apro l'otturatore qua dovrei avere alla vista l'estremità della canna, da dove poi potrei andare a caricare il mio pellet. Già che ci sono, vado a montare la canna. Operazione, dicevo, semplicissima. Semplicemente l'appoggio, la faccio collimare dente con piccola cavità e con due dita vado a serrare la ghiera. Come vedete, non si muove più. Ok? E qui ora mi fa cucù la canna. Da qui infatti posso inserire il mio pellet uno alla volta. Ora, una volta che l'ho inserito, non devo fare altro che pigiare questa sicura che rende possibile il ritorno dell'otturatore, della chiusura dell'otturatore. Arrivato a questo punto, mi toccherà semplicemente dare un colpo secco per far riagganciare la leva a tutto il gruppo. Se volessi riaprire, semplicemente premo questo
mi si riapre. Comunque, in ogni caso, in questi modelli che mi sono capitati per le mani, non c'è la possibilità che la molla interna possa andare a far schiacciare, andare a far mozzare il dito all'operatore. Probabilmente perché la sicura è inserita. Sicura che però non entra in automatico, attenzione. La sicura in tutta questa operazione, come vedete, è rimasta aperta. Ok, a questo punto chiudo un colpo secco e la carabina è pronta allo sparo. Semplicemente metto avanti e pam. Ora non lo faccio visto che anzi, lo faccio. Ok? Non succede nulla perché chiaramente è scarica. Che altro dire? Beh, a livello estetico è quello che non è sicuramente la Claudia Schiffer delle carabine, questo sicuramente, però ha il suo fascino. Ha il suo fascino perché è una carabina scomponibile, perché è una carabina molto molto pratica nel suo caricamento, anche se monocolpo. È una carabina che non pesa neanche troppo e il fatto di poterla ulteriormente accorciare la fa diventare ancora più piacente. Dopodiché, che potremmo dire? Che una volta smontate le parti in legno, volendo, potremmo anche ricavare una culatta unica in stile bullpup o bullpup e darle come dire, un gradimento, un fascino aggiuntivo, perché questo qui, insomma, è quello che probabilmente sono queste spigolosità che la fanno. Non eccessivamente piacente, arrotondato l'arco che protegge il grilletto con un'impugnatura un attimino più moderna, con meno spigolosità sulla parte posteriore e un punto di mira un attimino più evoluto, diciamo che la carabina cambia completamente. Quello che vi posso dire e garantire è che nell'arco dei 20, anche 25 metri, mi ha piacevolmente sorpreso per la sua precisione. E non dico chirurgica, ma quasi. Questo anche senza ottica. Bene, ragazzi, con questo è tutto. Spero di avervi chiarito qualcosina su questa carabina d'aria compressa. Capita, se vi passa per mano, cercate di non farvela scappare perché secondo me è un piccolo girellino. E di queste qua probabilmente così non ne usciranno mai più. Questa è da tenersi come oggetto da collezione. Ok? Bene, amici, dicevo, con questo è tutto. Se il video vi è piaciuto, cliccate sul pulsante iscriviti. Cliccate sulla campanella, mano a mano pubblicherò altri video relativi ad armi ad aria compressa di questo calibro, di calibri superiori. Vedremo se c'è anche qualche cosa sfiziosa che mi invento all'ultimo momento. In questo momento mi frulla per la testa un munizionamento un pochino particolare, non proibito, ma molto molto particolare. Poi ve lo farò vedere. Una cosa che penso di mostrare su una PCP. E niente, ragazzi, state in campana. Ciao!